Ben ritrovati con Lunedì a Marcord. Questa settimana è con noi mister Beppi Pillon, attuale tecnico, ma in passato anche giocatore biancoscudato dal 77 all'81. Buongiorno mister. Buongiorno. Un totale tra campionato Coppa Italia di 158 presenze con 16 gol, quindi insomma una grossa parentesi in anni, nel bene e nel male, molto movimentati per la società, non ci si annoiava mai. No, direi di no, perché sono arrivato quando c'era Farina presidente, dove abbiamo fatto 2 anni insieme a lui. Poi è subentrato Pilotto e ne ho fatti altri 2 con lui. E penso che ho fatto 4 anni stupendi qui a Padova, sotto il piano dell'affetto dei tifosi, sul piano agonistico, sul piano di come ho giocato, perciò è un ricordo molto positivo da giocatore. Partendo dal principio, lei arriva in città nel 77 su richiesta di mister Mattè, che era stato già suo allenatore al Seregno. Lui però si dimise ancora prima dell'inizio del campionato, quindi insomma fu un avvio particolare per lei. Sì, aveva dei problemi con la società e decise di andare via. E niente, poi andammo avanti e facemmo un buon campionato, molti giovani, eravamo tantissimi giovani, mi ricordo Sanguin, Perone, tutti i ragazzi molto giovani. Io avevo 21 anni, ero uno dei più vecchi, sì, che è una squadra molto giovane, era un po' un serbatoio del Vicenza in quel momento, perché Vicenza era in Serie A e stava facendo benissimo. Assolutamente, diciamo che Matteo aveva capito già da subito l'aria che tirava, perché poi appunto anche lei ovviamente si sarà reso conto che quelli erano anni poi di grossa difficoltà anche a livello economico. Sì, sì, grande difficoltà economica, c'era Pastorello che dirigeva un po' la società, abbiamo avuto dei problemi in questo senso, però insomma noi giocatori abbiamo sempre fatto il massimo sul campo. Tanto che al primo anno avete anche ottenuto una salvezza molto importante nell'anno precedente all'unificazione, sì. Quindi vi siete classificati proprio a metà classifica, quanto bastava per ottenere la salvezza? Sì, 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 nonostante la giovane età di tutti i giocatori che c'erano, nonostante questo abbiamo fatto bene, abbiamo fatto secondo me un bel campionato tra alti e bassi, come anche perché la squadra era molto giovane. E nella stagione 78-79 comunque accade l'inevitabile con la retrocessione in C2, ma lì avviene la svolta con il passaggio della società da Farina a Pilotto. Farina che a quel punto voleva portarla in Serie B al Vicenza, però lei rinunciò. Sì, ero molto legato al Padova, stavo bene a Padova, ero molto contento di stare qui con i tifosi e rinunciai una categoria molto importante che era la B, pur di rimanere qui a Padova. Mi sentivo un po' padovano tra virgolette, perché ormai mi sentivo dentro la squadra. Mi ricordo bene, aver rinunciato alla Serie B in quel momento non era facile, perché era un campionato diverso, ma pur di restare qui avevo rinunciato. Ero talmente attaccato a questi colori della maglia che prima veniva la squadra e poi venivano i miei interessi, e feci questa scelta. Che giocatore era Pillon? Uno di quegli esterni corse polmoni che non si vedono più tanto in giro? Sì, ero quel tipo lì, nel senso che correvo molto sulla fascia, giocavo molto per la squadra, sacrificio ed edizione, insomma queste erano le mie armi, grande corsa, grande volontà, grande impegno, questo sì. Allora, le 2 stagioni in C2, un entusiasmo incredibile della piazza. Nella prima perdeste la promozione allo spareggio col Trento, poi comunque vi riscattaste con il successo in Coppa Italia con la Salernitana. Quali sono i suoi ricordi? Beh, direi che sia stato senz'altro positivo, perché c'era un grande entusiasmo. Io mi ricordo che lo stadio della Piani era sempre pieno, nonostante fossimo in C2, la gente era appassionata di questa squadra, si era innamorata un po' del modo di giocare, di come ci esprimavamo sul campo, e aveva un seguito enorme, un testimone poi delle 25.000 persone che sono venute a Verona a vedere lo spareggio. Questo trend è continuato anche l'anno successivo, quando abbiamo vinto il campionato, e c'era proprio la passione e il legame tra società, squadra e tifosi, si vedeva proprio questa unione che poi è stata premiata con la promozione. Fu una grande cavalcata con un allenatore importante come Cacciagli. Sì, partì Mammi, come poi fu esonerato, arrivò Cacciagli e alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo. A seguito della promozione, un'ingenerosa mancata riconferma, oltre all'apporto sul campo, anche per appunto il suo attaccamento alla maglia, per la quale aveva anche rifiutato non solo il Vicenza, ma anche altre offerte di mercato da categorie superiori. Sì, è vero, in quell'anno lì avevo fatto molto bene, avevo molte richieste,
ma rinunciai a tutte perché volevo rimanere qua. Col senno di poi magari potrei ragionare in modo diverso, ma in quel momento ero talmente legato a questa società, a questi colori, che non me la sentivo di lasciare una cosa incompiuta, nel senso che dovevamo vincere questo benedetto campionato, rinunciai e il pilota mi convinse a rimanere e vincemmo il campionato, insomma. E poi lì ebbi una grande delusione che non mi hanno riconfermato, e per me è stata una grande delusione perché prima, dopo aver rinunciato da B per rimanere qui, dopo aver raggiunto l'obiettivo di categoria, non mi hanno riconfermato, però questo è il calcio. Il suo legame col Padova si rinnova poi nel 1997 da allenatore, un'esperienza che non è andata a buon fine, però come sotto gli occhi di tutti in quel periodo il problema della società non erano certo gli allenatori. No, è stato un periodo difficile, direi, perché venivo da 3 promozioni di fila, vincendo 3 campionati a Treviso, arrivai a Padova con tutto l'entusiasmo possibile e trovai oggettivamente delle difficoltà sia di gestione dello spogliatoio sia di rapporti con la società, perciò è stata un'annata molto, molto difficile su tutti i punti di vista, e alla fine non è andata a buon fine, nel senso che poi a gennaio arrivò l'esonero, poi le cose non furono andate bene lo stesso perché poi Padova retrocesse, ma ricordo di un'esperienza molto, molto vissuta. Io ero molto attaccato, come sono tuttora, a questa società, a questa maglia, e non aver fatto quello che volevo fare mi è dispiaciuto molto. Disse che c'era anche appunto uno spogliatoio difficile con tante personalità forti. Sì, forse in quel momento non avevo magari la giusta esperienza per gestire queste grandi personalità che poi si sono scontrate fra di loro, nel senso che c'era uno spogliatoio molto, molto difficile. E come sempre quando succedono queste cose, se non si è a gruppo, nei momenti di difficoltà diventa difficile per l'allenatore. Poi a 18 anni di distanza il ritorno al Padova, ormai 3 mesi fa, che emozione è stata? Guarda, la scelta che ho fatto di tornare in Serie C è stata soprattutto per un po' di rivincita, nel senso che volevo dimostrare e voglio dimostrare che, insomma, che nonostante tutto il Padova è sempre stata una scelta importante per me. E soprattutto voglio dimostrare a fine campionato, questo potremmo dire se ho fatto bene o male, di aver fatto il mio dovere e di aver portato il Padova dove gli obiettivi mi ha chiesto la società. La classifica in questo momento lascia sereni, la società è seria, sembrano esserci tutti i giusti presupposti per togliersi della soddisfazione. Sì, abbiamo ancora queste 10 partite, vogliamo cercare di vincerne il più possibile per regalare ai nostri tifosi che ci sono sempre stati vicini anche in momenti di difficoltà, vedi anche la partita con Cittadella, ci hanno sostenuto sempre, insomma io posso solo che ringraziare i nostri tifosi per quello che ci stanno dando. Io sono molto contento di questo e spero di ripagarli con grandi prestazioni, con ancora vittorie. Ci sono 10 partite e cerchiamo di vincere il più possibile. L'inizio è stato buono, una sola sconfitta in 11 partite, quindi un grossissimo in bocca al lupo e grazie mille a Mister Pino. Grazie a te e grazie a tutti voi.